Gentili signore e signori, buonasera, è Claudio Lavaggi che vi parla dal Palasport Dorando Pietri di Correggio, dove sta per avere inizio la gara tra BDL Correggio e Hockey Bassano, anche a quella che è la classifica attuale, con Trissin e Giovinazzo che hanno disputato una gara in più, la e mezzi giocati, 0-0, nessun fallo da parte delle due formazioni che si sono affrontate fino a questo momento. Con tre quarti destra si fa fermare da Giulia, che prova a sua volta ad andare a un tiro centrale, non sorprende dal monte, ci prova invece dall'estrema destra anche in questo caso senza grandi possibilità. Ora è Aguilar, Aguilar prova la deviazione al volo sotto misura, Tommaso, quarto di gara se n'è andato, è successo abbastanza poco, nessun gol, 0-0, due falli del Bassano, nessuno di Correggio. Aguilar prova un'alza e schiaccia che non gli riesce, contropiede Bassano, un 3 contro 2 con grande pericolo, para due volte, tre volte di fila Saitta che toglie la castagna dal fuoco, vediamo se invece Castaneira in questo caso trova qualcosa, batte Saitta e poi toglie la pallina, una mini protesta da parte del Bassano, ma nulla di fatto, Tommaso al tiro, grande risposta, i gialli di Bassano che con Giulia vengono in avanti e pattino in area, poi lo rivedremo, ma ed è parata, parata molto bene da Saitta. Castaneira nell'attacco di Correggio, Zucchiatti e Aguilar a livello difensivo. Terminato il primo tempo, se non andiamo errati, nelle file di Correggio, poi con l'84 Castaneira, nel frattempo lasciato appunto Davide Nadini. Pallina che danza nei pressi, ma sfuma ancora, 0-0, quindi non è successo niente di particolarmente eclatante, se non che il hockey, il limite è relativo. Intanto Nadini con una bella palla di Nadini, un bel tiro improvviso, mette la palla alta, si pongono in attacco i reggiani. Prova Nadini ad appoggiare. Pallina che danza nei pressi del palo della stessa cosa deve pensare anche il Bassano, che comunque gioca coperto, ripetiamo, per ordine del... intanto c'è il gol, gol di Giulia dalla tre quarti sinistra, porta in vantaggio a 8-19. Nadini ci prova dalla tre quarti sinistra, dalla tre quarti destra, pallina che fa la pallina reggiana, c'è pure Mattia Carboni. Aguilar finta e controfinta dalla diagonale, troppo diagonale, non trova più niente, poi la palla a Neves che se ne viene in avanti a sua volta, non ha un'idea molto felice per Emi che poi va a riconquistare palla ed è gol, un errore della difesa di Correggio, forse anche sul primo palo. Ora ci prova ancora, la pallina danza ed è gol, gol del 2-1, accorcia Renato Castaneira, per Renato e per Tomas. Renato al volo para ancora all'estremamente al decimo fallo, Neves prova a entrare in area e c'è contropiede in 2 contro 1, attenzione a Renato che dà Aguilar, palo di Aguilar a portiere quasi battuto al 22esimo. Neves, triangolazione e qua c'è probabilmente un palo, perde palla il Bassano, riparte Correggio, ma le occasioni non sono state davvero tante. Si prova ad accentrarsi e ancora una bella parata, un tiro a con, vediamo un po', ma 17 secondi, c'è l'uomo in più, però ci prova Nadini, para
e poi torna la palla in possesso al Bassano, che è senza portiere, va al terzo gol. Ovviamente al terzo gol a 7 secondi dalla fine, è il terzo gol di Giulia ed è quello che fissa anche il risultato finale. Mentre ci prova Giara, cade in terra, pallina che danza, nulla di fatto, finisce qua. L'Hockey Bassano batte la BDL Correggio qui al Dorando Pietri per 3-1. Tutte le